Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video un po' strano. Qui due si stanno menando pesantemente ragazzi, ci troviamo su Angry Bird Fight, un gioco molto particolare. Per adesso è un video provalo, quindi è soltanto una prova del gioco. Non penso che ci porterà una serie, almeno che non sia proprio veramente seguita, che non porti qualcosa di più. Se no praticamente sarà soltanto questo provalo che vedete adesso. Io questo gioco lo sto giocando e è collegato anche col mio Facebook, quindi probabilmente riceverete le notifiche anche lì sopra. Quindi andiamo a vedere insieme com'è fatto, io ancora non l'ho visto completamente. So il genere, ma non so che tipo di gioco sia. Non so se sentite la musica, le voci. Vediamo però. Che cos'è? Ok, striscia per allineare i tre pannelli. Ok, poi allinea i pannelli per far salire attacco e difesa. Ok, possiamo pomparli così in pratica. Accoppiando i pannelli di Red, il personaggio per Red guadagna doppia potenza. Ok, GG. Crea combo per potenziare attacco e difesa. Sbam. Oh, si sta pompando. Potenzia il tuo pennuto entro il tempo limite per battere l'avversario. Inizia. Ok, vai. Ci sta dando delle indicazioni iniziali per provare. Di solito non è così, ragazzi, eh. Questa è solo la cosa guidata iniziale per farci capire come funziona. Perfetto. Dovremmo farlo noi al volo. Dovremmo anche impararci a farlo. Io faccio di qua. Tiè, vado da solo, non mi frega niente. Tiè, guarda che figata. Già ho capito il funzionamento, perfetto. Già mi sono picciato che mi ero perso. Dai, ho solo 4 e qualcosa. Non so più che fare questo. L'ho fatta, tempo esaurito. Oh, 105 e 51 di difesa. Bonus tempo. Sbam, dai Ah, sono cascati giù. Combattimento. Oddio, chi sta vincendo? Il mio. Che figata che combattono. No, è fantastico. Abbiamo vinto. GG ragazzi, vittoria. Vabbè, ricordate che questo era un tutorial, quindi è abbastanza easy peasy. Vediamo un po' adesso che troviamo. Ci farà vedere qualcos'altro. Wow. Una scenetta tipo, che stile. No, che figata. C'è pure una semi-storia fatta di immagini, interessante. Lol, lo scienziato pazzo. Che è quel coso gigantesco? È un maiale gigante. Isola minuscola, ok, siamo in pratica in una zona che ci dà varie indicazioni, come il nostro livello, se vogliamo aumentare determinate cose, sbloccare. Isola minuscola 1 su 1, 0%, 0 su 4. Dovremo andare avanti a fare combatti. Qui c'è anche un piccolo shop, quindi ci saranno dei punti da poter comprare. Io farei un combatti per l'ultima volta di questo video. Allora, Mordu contro Sin. Ok, allinea 4 pannelli per attivare un'abilità speciale del personaggio. Addirittura. Interessante, dai. Ok, guarda che roba. Questa è fatta apposta però ragazzi, non pensare va sempre così. 4 pannelli di Red per sabotare l'avversario. Che stile. No, me l'ha fatto pure lui. Se è stato sabotato tocca per liberarti. Ok, vai, liberiamo. Vai così, vai così. Io mi vado da solo, voglio andare da solo, voglio provare. Ok, dai che ci siamo. Mazza quanto sono scarso. Io sono sempre stato lento a sti giochi, quindi ragazzi prima che mi abituerò a giocarci ci vorrà un pochino di tempo, eh. Ok, combo. Combo GG. Oh, guarda i potenziamenti, che culo. Oh, no, non ci credo. Sono stato sculatissimo, eh. Ok, tempo scaduto. 247 e 120. È andata molto meglio della precedente. Bonus tempo. Oh, vediamo un po' quanti pigne gli tiriamo. Sbam. Oh, 29 a botta. È stupendo il combattimento, ve lo giuro. È bellissimo vederlo. Due serie di vittorie. 75% completato. GG più 1 exp. Ottenuto matita. Cappello di paglia. Penso che si possano anche modificare, ragazzi, vero? Serio, voglio modificarlo. Sì, guardate. Posso aggiungere le cose. Ha una matita in mano.
Posso aggiungere il cappello. Ho il cappello di paglia. Un equipaggiamento migliore rende i tuoi pennuti più robusti. GG, ragazzi. Ok, allora, io direi di completare l'arena. Facciamone un'altra per finire il tutto, così completiamo il video, ragazzi. Ok. Oddio, matita e il cappello è fantastico. Ok, equipaggiarmi per guadagnare un potenziamento di attacco quando allinei i pannelli. Equipaggio cappelli per guadagnare un potenziamento di difesa quando allinei i pannelli. Ok, allineane 3, 4, 5. Perfetto, guardate i potenziamenti. Vai, sono libero. Mi ha dato libero, mi ha dato libero. Ok, qui non so che devo fare. No, non c'ho niente per fare lì lì. Peccato, lì c'è sta uno potentissimo. Ah, vabbè, ancora ci dà la guida, però effettivamente è un po' scialletto così, eh. Allora, e questo... ho capito che faceva, GG. Ok, pensavo che fosse qualcosa di un po' più pericoloso. Allora, questo lo metto qui, questo lo metto qui. Ok, questo me l'ha consigliato lui. Porca zozza, mi stai consigliando in troppi. Ok, rosso. Da 4. Mamma mia, che botta. Questo così. Bello, da 4. Cavolo, cattiveria. Ok, tempo esaurito. 158, un po' più debole di prima, però ci sta, dai. Vediamo un po' il mio nemico. Combattete. Piede estrema di date. Mi stai a far solletico. Cioè, sono stupendi a vederli combattere, no? È bellissimo. No, è fantastico sto gioco, raga. Spero che vi piaccia. 3 serie di vittorie. Bam! 100% completata l'isola, ragazzi. Va bene, dai. Vediamo un po' adesso un attimo il caricamento cosa ci dice. Gli ultimi dettagli che ci dà. Oh, il pezzettino di storia. Che cos'è? Ma quanto è geniale sto gioco. Va bene ragazzi, come potete vedere adesso possiamo selezionare altre isole per spostarci. Spero vi piaccia questo gioco, spero che lo vogliate rivedere. Dovete veramente arrivare a tanti like e devo vedere anche diverse visualizzazioni, perché se no non lo ricontinuo a portare. Perché effettivamente questo è un provalo, ragazzi. Quindi d'ora in poi farò qualche gioco così anche per Android o per il computer, chiamandolo provalo. E praticamente vediamo cosa succede, ragazzi, ok? Va bene, dai, ci vediamo alla prossima puntata di un gioco così.